Ciao Alda, buon pomeriggio a voi. Quella che vedete in questo momento, ripresa è la fotografia di Gesù, proprio così. Siete collegati in diretta con Casa Milingo. Casa Milingo, questa è la casa dove Sua Eccellenza, Monsignore Emanuele Milingo, riceve, quando lui è qui a Roma e non è fuori Roma o all'estero, riceve migliaia e migliaia di persone. Questo è il suo studio privato, il suo studio personale, dove ogni giorno Monsignor Milingo, lui ci dice, incontra Gesù. Monsignor Milingo ci racconta la storia di questa fotografia. Era il 1987 Sette, e una suora keniota che si chiamava Suor Anna Ali, Ali. Fotografò Gesù. Sì, ma è quello che può esprimere questo giustamente è Suor Anna Ari, ma non è facile di avere Suor Anna Ari per ora, perché anche lei per italiano non parla bene italiano. Lei ha seguito Suor Anna dall'inizio fino alla fine, era una sua suora e un giorno Suor Anna venne qui da lei e le disse: Sì, io quando avevo sentito il messaggio che scriveva dettato da Gesù, era chiaro, io sono convinto, ma quando parlava che Gesù quando viene si veste così, si vede così, si fa così, io dicevo, ci sono tante gente che dipingono. Così possiamo avere quello che presentano, ma ora come noi possiamo dire che Gesù che appare a te in questo modo? Se tu non sai come dipingere, è giusto che deve fotografare Gesù. Ma io sapevo che chiedevo qualcosa di impossibile, secondo me, umanamente parlando. È strano. Perché, come dicono, Dio è parte di ogni nostra conversazione. E la prossima volta, quando è venuto Gesù, e così io avevo già preparato, comprato per Suor Anna una camera, Una macchina una macchina fotografica. fotografica, e così ha fatto questo. Lei dice, quando fotografava, non sentiva se stessa, e così era come in questa estasi. E così continuava a fotografare. Quando ha fotografato, come è la luce che veniva da Gesù era così forte e quasi distruggeva la camera oppure la foto. Poi abbiamo visto che è vero, quando la fotografia è uscita, si vede che parte dei capelli sembrano essere bruciati, una parte nero, una parte come bruciati, ma è Monsignor Milingo, questo. scusi se l'interrompo un momento, ma credo che valga la pena di aiutare chi ci segue da casa a capire meglio questa vicenda. Lei non parla un perfetto italiano, parla già abbastanza bene. Un giorno questa suora keniota venne in questa stanza per trovare Monsignor Milingo e confessò, raccontò a Monsignor Milingo di aver avuto delle visioni e di aver avuto la visione di Gesù. E Monsignor Milingo giustamente, la suora pose a Monsignor Milingo questa domanda, ma dice, possiamo, io l'ho visto, saprei descriverlo, saprei anche dipingerlo. È venuta fuori spontanea nella semplicità di questa casa un problema, dice, ma perché non tentiamo di fotografarlo? Monsignor Milingo spiega alla suora che poi alla fine Gesù sta accanto ad ognuno di noi continuamente e dice, in uno dei tuoi incontri con Gesù tentiamo di fotografarlo. Avete sentito, Monsignor Milingo comprò direttamente lui una macchina fotografica e fecero insieme alla suora questa fotografia, venne fuori questa fotografia. Vorrei che Gabriele Tanferra ce la facesse rivedere per favore questa fotografia nei suoi dettagli, una fotografia assolutamente nitida, esaminata, analizzata da esperti di tutto il mondo, una fotografia assolutamente originale, non si tratta, hanno detto gli esperti, di nessun fotomontaggio, dunque è come se la suora avesse ripreso sul serio qualcosa.
Che effetto le fa, Monsignor Miningo, direi partecipare in prima persona a questi eventi eccezionali che sono fuori dalla comprensione, direi anche dalla portata di ognuno di noi miseri mortali? Ma io voglio chiarire due punti. Prima è questo, che suora ha fotografato perché lei non sa dipingere. Io ho domandato, lei ha obbedito ordine di dire come possiamo noi presentare questa cosa a gente se non abbiamo qualcosa concreto. Quindi fotografiamo. Per questo possiamo, io ho comprato solo camera per lei. La macchina fotografica. Ma il momento quando ha fotografato io non ero presente. Povero Miringo. Lei lo dice sempre, povero Miringo. Perché Miringo non ha il privilegio di avere apparizione. Così siamo troppo probabilmente complicati. Anime semplici sono loro che vedono Gesù, che vedono la Madonna. Così noi che spendiamo dalla mattina alla sera a filosofare, non possiamo arrivare ad avere queste apparizioni. Per questo suora Anna, nella sua semplicità, così anche quando parla di Gesù, si sente, si vede la sua semplicità. Così ha fatto questo, ma lei stessa diceva, è il momento di fotografare. Sentiva come non ne poteva fotografare, perché affrontare divinità, certo. Nessuno di noi può essere, come dice la Bibbia, assumore. Nessuno di noi può essere così, diciamo, normale. Possiamo dire, lei tiene questa fotografia, direi, tiene molto a questa fotografia, è al centro della sua casa, le fa compagnia continuamente insieme alle fotografie di Padre Pio, visto che ha una casa piena di fotografie di Padre Pio. Sì, sì, ma questa fotografia, un giorno c'erano vescovi dello Zambia che erano qui, poi un vescovo era seduto qui, come in questo qui, posto. Vedeva questa fotografia, era così preso, sì. E poi il figlio ha detto a me, sì, questa fotografia è dipinto oppure, ma spiega, io ho detto, no, non è dipinto, ma è una fotografia presa, l'apparizione di Gesù che è venuto alla suora Anna, che è apparsa alla suora Anna. Così quello vescovo ha detto, è vero, si vede che c'è vivacità in questa fotografia e manca solo di parlare. Perché quando uno vede questa fotografia si vede come la persona di qualcuno che è vivo. Monsignor Miningo, di lei è stato scritto di tutto. Sono stati scritti migliaia di articoli in tutto il mondo, è stato raccontato in mille modi diversi, ma lei dice sempre, io non sono un profeta, non riesco a leggere il futuro della gente. Povero Ci Miringo. Conferma questo? Eh sì, ma io non sono profeta, non sono niente. Una cosa solo che devo dire, io sono predicatore, e da parte di essere sacerdote, e poi dopo essere arcivescovo, ma io mantengo quello che veramente sento tutta la mia vita, dedicarsi a predicare il Vangelo. Nel questo predicare il Vangelo c'è tutto, perché dobbiamo prendere completamente quello che desidera Gesù. Che dobbiamo predicare il Vangelo, dobbiamo proteggere la gregge che cresce in pace, nutrito dalla spiritualità che diamo, e poi dobbiamo scacciare i demoni, perché questo è come zizzania che crescono insieme con grano. Per questo noi dobbiamo scacciare i demoni, non dobbiamo solo seminare, no, dobbiamo proteggere. E poi e guarire gli ammalati, perché il Signore ci vuole bene. Scusi se la interrompo, lei ha parlato dei demoni, è un tema caro, vorrei dire, alla storia di Miningo. Lei questo demonio, questo diavolo, lo ha mai visto? Che sembianze ha? Ascolta, non è tema caro a Miringo, perché io ho niente con diavolo.
io non voglio neanche sentire di diavolo, non mi piace parlare di diavolo perché ho niente in comune con diavolo, veramente anche lui stesso sa che io non mi piace. Monsignor Ministro, lei però spesso ha detto di essere stato più volte offeso dal diavolo. Il diavolo le avrebbe anche detto qualche volta, ripeto testualmente quello che lei ha scritto, muso negro, anche bastardo. Dunque un rapporto anche negativo con il diavolo lei ce l'ha? Sì, perché lui stesso sa che io ho contro lui. Poi combatterò il diavolo. Ma quello, come ho detto, io faccio nella predica con esso. No, io, qualcuno ha detto Miringo non ha permesso di... non ha permesso di esorcizzare, ma signore mio, io come un rappresentante di apostoli, che continuazione di apostoli, e poi nel 1969 io ho ordinato da Santo Padre Paolo VI, ci ha dato tutto il potere possibile che potevamo avere per questa linea diretta di apostoli. Che cosa vogliono di più da me? Poi al stesso momento Santo Padre dice vai avanti perché salvaguardiamo tutti i tuoi doni, per questo io vado avanti. Predica il Vangelo, scacciando i demoni, pregare per i malati. Ma se il diavolo vuole continuare a controllare gregge di Gesù, che ha versato il sangue sulla croce per tutta l'umanità, noi siamo suoi. Per questo lui non ha diritto di disturbare le persone umane. Per questo io questa lotta. C'è una cosa molto, molto, molto simpatica che vale la pena di essere raccontata. Spesso e volentieri, Monsignor Miringo, soprattutto agli amici che gli stanno più vicini durante la sua giornata, racconta la presenza del diavolo anche di notte. Cioè lei ha detto a qualcuno, il diavolo, io ho avverto la sua presenza anche di notte, magari lo cerco sotto il letto. Mi racconta questa... Poco fa, quel sabato, sono andato a Napoli. Poi ho dormito a Napoli, poi dopo c'era la messa domenica ieri, c'era la messa a Avellino. Con questo io, prima di queste diversi feste grandi, come primo lunedì, pregare per primo lunedì, pregare durante questa giornata. Prima di questo, sì, il diavolo viene in anticipo per disturbarmi a notte. È così? E lei lo avverte, prima, avverte la sua presenza? Sì, esattamente. Così mi alzo a notte, benedico tutta la casa con l'autorità che io ho e così mando via il maligno. Monsignor Miringo, lei ha detto anche il diavolo mi ha anche picchiato, mi ha anche minacciato, mi ha usato violenza, ha tentato anche di uccidermi. Ecco, vorrei chiederle, ci spiega come tutto questo possa avvenire? Ci aiuta cioè a capire che tutto questo sia davvero una cosa possibile? Perché loro stessi dicono durante l'esorcismo, dicono siamo noi che abbiamo fatto questo, siamo noi che abbiamo fatto questo, siamo noi che abbiamo fatto così. Attribuiscono a loro stessi tante altre cose quando io faccio esorcismo. Per questo conosco tante di queste cose che fanno. Poi, specialmente in anticipo di grande giornata, quando preghiamo per ammalati, quasi ogni primo lunedì, quando facciamo le preghiere Piazza Asti, loro vengono prima per disturbarmi. Per questo io prego, combatto, benedico, li mando via. Sì. Io interromperei qui, se dallo studio siete d'accordo, interromperei qui per un momento questa nostra chiacchierata con Monsignor Miringo, perché vorrei farvi vedere le immagini particolari, molto, molto, molto forti, molto intense, di uno di questi raduni che Monsignor Miringo tiene, raduni di preghiera, messe di preghiera, di guarigione. Durante questi raduni Monsignor Miringo racconta la parola del Vangelo a migliaia e migliaia di persone che vengono a trovarlo. In questo caso le immagini si riferiscono all'ultimo raduno tenuto da Monsignor Miringo a Roma, nella chiesa di Sant'Antonio in Piazza Asti.
per darvi l'idea, direi, della tensione che si muove e che si respira attorno a questo straordinario pastore della Chiesa. Vediamo questo servizio, Gabriele Tanferna, poi ritorniamo in diretta qui in casa di Monsignor Milino. Ti ho salvato, così tu ti monti, ti metti la camera lì, eh? Infatti. Avete visto? No. Beh, davvero, davvero curioso, avete visto con quanta intensità e con quanta partecipazione diretta la gente partecipa a questi raduni. Ma vorrei darvi ancora un particolare. Raduni come questi, Monsignor Milingo li ha tenuti in ogni parte del mondo. Da ogni parte del mondo non fanno altro che telefonare in questa casa per chiedere una sua presenza, per chiedere la sua parola. Monsignor Milingo, io ritornerei per un momento sulle tante cose che lei ha scritto. Lei ha scritto più di 50 libri, probabilmente chi ci segue da casa neanche lo immaginava. Ha scritto più di 50 libri sul mistero della sua vita di pastore della Chiesa Universale. Bene, in uno di questi suoi saggi lei racconta di una donna posseduta da 5 spiriti diversi. Leggo testualmente: uno spirito portoghese, uno spirito canadese, lo spirito di un serpente e altri 2 spiriti africani. E questa donna pare che parlasse 5 lingue diverse. Ci aiuta a capire come tutto questo sia possibile o come tutto questo sia vero? Io penso anche nella storia di grandi esorcisti, e anche loro hanno trovato questo mistero di diavolo che parla non solo diverse lingue, anche parla perfettamente queste diverse lingue. Cioè questa donna parlava perfettamente 5 lingue diverse. Quando parla inglese, parlava inglese canadese, o parlava portoghese, perfetti, le lingue perfette, anche pronunciazione, e tutte. Questo è un mistero, ma è diavolo e spirito. Essendo spirito, possono essere altri che conoscono meglio di me, e com'è così capace di questo? Ma perché possiede anche diverse gente? Per questo parla la lingua che c'è. Quando noi facciamo esorcismo qui in Italia usiamo italiano. Italiano, ma quando se lei è in America usa inglese. Se lei è in Africa usa diverse lingue. Risponde diavolo, risponde esattamente secondo la lingua. Ad un giornalista americano, lei un giorno raccontò, ci vollero 2 anni per liberare una giovane donna dal possesso di 25 demoni. Come fece a capire che alla fine questi demoni avevano finalmente lasciato libero lo spirito di questa donna? Come si accorse che... Secondo me, questo non dobbiamo noi dare occasione che lui è potente, che lui deve determinare quando lascerà la persona. Questo è pericoloso, anche se un esorcista veramente ama la persona che è posseduta, non può prolungare sua sofferenza, sua persecuzione, umiliazione, di non avere la sua vita normale. Per questo dobbiamo noi fare tutto possibile per non ascoltare, come dice lui, io andrò via di questo, è bugiardo. Ma tanti esorcisti dicono, quando io insisto dicendo in nome di Dio, dimmi la verità, così dice la verità, ma diavolo è diavolo. Quando una persona viene in questa casa, viene da lei, la incontra, in che modo lei si accorge che è posseduta dal demonio? Ma ci sono dei segni evidenti per cui io arrivo qui e lei capisce che io, per esempio, potrei essere in preda al demonio? Quando cominciamo a pregare ci sono reazioni, ci sono sintomi. Noi stessi, io penso, dovete già ritornare dietro, che ci sono quelli che dicono teologicamente grazie Stato, e ciascuno di noi è medico a sua grazia Stato di essere medico, sacerdote a sua grazia Stato di essere sacerdote, padre e madre della famiglia hanno grazia Stato di loro, della loro vita, è così. Ma ogni esorcista, quando tutte le cose precondizioni che ha autorità, che ha ricevuto permesso, autorità, e veramente ha fede, ha
usa il nome di Gesù, tutto questo per carità, il servizio di altri, prende la sua vocazione. Quando tutti questi prerequisiti la persona ha, e conosce immediatamente, questa persona è posseduta o solo è depressa, ossessa, oppure angosciata, così qualche disturbo mentale. Non c'è difficoltà, perché i sintomi sono diversi. È vero che non tutti i sacerdoti sono in grado di affrontare il diavolo, dunque bisogna avere delle capacità particolari per poter esercitare esorcismo? Ma io non penso, so se la domanda è fatta bene. No, io penso che la prima cosa, se la persona veramente ha tutti i prerequisiti, come diciamo, se ha permesso, e la Chiesa ha fiducia in quella persona, dice vai avanti, ma la persona che ha dedicato la sua vita considera questo come un incaricato che la Chiesa dà tutto questo con le grazie necessarie. Per questo la persona non deve avere paura. Non deve avere paura, basta che se la fiducia che la Chiesa ha nella persona, la persona stessa deve andare avanti, aumentare la sua fede, la speranza, la carità, questo amore, con tanta umiltà, con obbedienza, facendo quello che la Chiesa desidera la persona di fare, perché la fiducia è venuta dalla Chiesa per darla a quella persona. Io penso che queste sono le cose che sono necessarie nella persona, invece di avere paura, deve dire, e questo Signore vuole che devo fare, con obbedienza io faccio, con umiltà io faccio tutto questo, e poi la fiducia che la Chiesa ha, io mi metto in mano della Chiesa. Monsignor Milingo, se dovessi morire, lei ha detto testualmente, continuerei a lottare il diavolo dall'alto. Dunque dal diavolo non ci si libera mai? Diavolo, voglio dire di qua, se io nella mia vita, sì, non solo io penso ci sono anche altri santi che continuano a lavorare, io sono piccolo, voglio dire anche io ho la speranza di morire in mano del Signore, ma se è così, quello che ho creduto su questa terra è come Gesù stesso che tramite noi continua a lottare contro il maligno, così anche io, se sarò parte, voglio essere sempre parte di Dio, parte di Gesù, così, insieme con Gesù io farò tutto possibile per lottare contro il maligno. Vorrei interrompere ancora qui questa nostra chiacchierata per tornare sull'ultimo raduno in chiesa, nella chiesa di Sant'Antonio a Piazza Asti. Le immagini che noi abbiamo ripreso durante questo raduno ci danno, ve lo dicevo prima, l'idea della emozione, della partecipazione di tutti questi fedeli verso quella che poi è la preghiera di Monsignor Milingo. Una preghiera, anche questa, una messa di guarigione. Vediamo prima queste immagini girate durante questo raduno, poi ritorniamo in diretta qui in casa Milingo. Vediamole insieme. Questa bambina come si chiama? Questa bambina si chiama Silvestri Ardina. È fatto da lì? Sì, dalla foto. Metti la dritta? Sì. Questa è la fotografia di Aldina Silvestri. Sì. È una bambina che in una fase iniziale della sua infanzia, sì, aveva circa 2 anni. A 2 anni? Da 2 anni, sì. Era ammalata? Si è ammalata dopo 2 anni, stavamo qui al Bambino Gesù e non si sapeva quello che aveva, sì, praticamente. Si hanno fatto tanti di quelli lastri, risonanze magnetiche, eccetera. All'ultimo si sono accorti che c'aveva un male brutto al cervello. Un tumore? Tumore al cervello. E a seguito a questo tumore, certamente i genitori, quando gli hanno dato questa notizia, sono rimasti stecchiti, diciamo così.
E il padre è andato in un salottino a piangere. Mia figlia aveva questa bambina nelle sue braccia così stretta. E io ero lì nel corridoio a guardarmi, pure io ero stecchito. Così mi è venuta un'idea, dico io. I medici ormai, non avevano dato nessuna speranza? Medici, no, speranza che dovevano operare, dovevano vedere, certo quella era una notizia che avevano data in quel momento. Però sa, quando questi malacci così brutti, certamente che si spera. E io mi è venuta questa idea, dico io, mi hanno parlato di Milingo e sono venuto qui. Lei di non forza. Conosceva Milingo? No, non lo conoscevo. Sono venuto qui e fortunatamente l'ho trovato. L'ho trovato e mi sono messo nel corridoio piangendo così, naturalmente. Questa è poi una gemella, c'è un'altra sorellina. Sì. E così padre Milingo stava dormendo, stava nella camera da letto, stava a dormire. Lei l'ha fatto svegliare? No, e c'era uno che dice, guarda, io ho bisogno, in questo momento proprio ho bisogno tanto di padre Milingo, cioè devo parlare. Dice, sta a dormire, ti porta questa foto, mi ho portato la foto. Lei ha portato questa fotografia? No, questa non ha, un'altra questa qui. Di una bambina? E porta la fotografia, dice, così così c'è successo, ho bisogno tanto di parlare. Dopo un quarto d'ora così, io aspettavo nel corridoio, è uscito padre Milingo. È venuto nel corridoio e mi ha detto, senta, questa bambina sta male, io ho bisogno di parlare, di vederla sta bambina, però non so cosa fare, devo andare al Vaticano, qui sono atteso dal Vaticano, non so cosa fare, non so se posso venire o no, però io ho bisogno di vederla sta bambina, come faccio? E si è messo le mani in testa, come faccio? Si dispiaceva tanto. E a un certo punto io mi ha detto, senta, fammi una cosa. Lei aspetta qui fuori, fuori al portone, se all'una, verso l'una io cerco di rientrare, se mi vede, mi viene all'incontro e mi porta una macchina qui, che io vengo a vedere sta bambina. Così è venuto in ospedale? È venuto il giorno di Natale poi, un giorno ricordato. Si è messo sulla macchina con me, anzi quando veniva, l'ho visto da lontano, diceva prenda la macchina e venga qui. E io ho fatto un giro, ho preso la macchina, messo la macchina, ho portato la Bambina Gesù. Sono andato a Bambina Gesù, naturalmente trovo mia figlia nel corridoio, questa bambina in braccio, sembrava morta, insomma, via. Perché era tutta paralizzata, non si cosa muoveva più. Cosa ha fatto Milingo? Si è avvicinato alla bambina? Si è avvicinata alla bambina e l'ha messa le mani in testa, così, e c'è stato 20 minuti con le mani in testa. E naturalmente chiamava Gesù, io questa bambina, oggi te lo chiedo oggi perché è giorno di Natale, questa bambina te devi guarire, la devi guarire questa bambina, te lo chiedo. Insomma ci ha fatto a tutti rabbrividire, insomma ci ha dato un... A un certo punto tutta la gente si era riunita tutta attorno a noi. È successo che sta bambina è guarita. Guarita là per là, no, perché ha avuto, però si è talmente rilasciata che noi abbiamo visto che ha cominciato a migliorare questa bambina. A distanza di qualche mese il tumore era completamente sparito. È successo questo. A seguito poi di questa faccenda. Hanno fatto una risonanza magnetica, sì. Ancora. E questo tumore non l'hanno più visto alla testa, non l'hanno più trovato alla testa, però facendo ancora, vedendo qui verso la quarta vertebra, sì. Hanno trovato una piccola, hanno detto che c'era qui qualche cosa che non andava, però sta ragazzina si doveva operare, sì. Qui dietro alla quarta vertebra, e ci hanno consigliato di andare subito ai gemelli, di corsa perché... La ragazzina stava male, tutta paralizzata, non si può trattenere ancora sta bambina. Siamo andate di corsa ai gemelli e l'hanno operata, pure loro hanno detto che qui con molta probabilità tumore. Poi la testa non so come ha fatto, poi l'hanno operata e ci hanno trovato un piccolo grumolo di sangue, cioè, sul midollo, qui dietro. Il tumore, la massa tumorale no, praticamente... La testa non c'ha avuto niente, sta bambina non c'aveva niente, però i gemelli ci avevano detto che... Al padre, specialmente. Lei si ritiene un miracolato? E noi, non soltanto io, anche mia figlia, anche tutti quanti praticamente. È venuto noi, qui per ringraziarlo? Io sono venuto qui per ringraziarlo. Ma gli ha riportato la fotografia? Sì, l'ho portato. Ho visto che se l'è fatta anche toccare, mi faccia capire. Sì, sì. La bambina ora sta bene? Sta benissimo. Adesso fa la seconda elementare, ha 7 anni. La vuole salutare?
Certo. Tanto lì. Ah. Aldina, ecco, questo è padre Meringo, ha già visto la tua fotografia. È rimasto soddisfatto che tu mi parli sempre di padre Meringo, eccolo qui. In questo momento ha visto la tua fotografia ed è contento che ti ha guarito. Auguri. Grazie. Tutto qui. Noi siamo tutti soddisfatti di quello che ha fatto e crediamo in lui. Speriamo che sia per tutti come quello che è successo a noi, certo. Succede anche all'altri, gente che sta male, che le porta a una buona guarigione.